Ciao a tutti da Vittorio. 3 mesi fa l'Inter sembrava avesse lo scudetto in tasca. Simone Inzaghi veleggiava tranquillo al primo posto in Serie A. Adesso non solo l'Inter non ha il titolo in pugno, ma addirittura scivolata al terzo posto. Per molti è un mistero. Per chi ha seguito Simone Inzaghi alla Lazio, tutto ciò non rappresenta assolutamente una novità. Questo non è un pezzo per dire che Simone Inzaghi è un allenatore scarso. Continuo a credere che l'ex allenatore della Lazio sia un ottimo allenatore. Ma, come tutti gli esseri umani, Simoncino ha pregi e difetti. E su un difetto non è mai riuscito a migliorare. Inzaghi è uno che riesce sempre a fare benissimo nel girone d'andata. Ha trasformato Dzeko, che alla Roma sembrava un ex calciatore, nuovamente in un attaccante di peso. Inoltre, nelle finali, Simone Inzaghi vince sempre. E la storia con la Lazio ci insegna che riesce a vincere le finali anche quando è decisamente sfavorito. Il limite di Simone Inzaghi è quello di crollare puntualmente nel girone di ritorno. Negli anni alla Lazio questo è successo tutte le stagioni. La Lazio arrivava a febbraio fra le prime quattro e poi da febbraio in poi crollava in classifica perdendo punti contro tutti. Molti antilotitiani, i più ottusi, hanno sempre difeso Inzaghi dicendo che il problema era della rosa troppo corta della Lazio. La Lazio non ha mai avuto una rosa da scudetto, ma il vero problema era che l'allenatore per 6 mesi spremeva sempre i soliti 12-13 giocatori, arrivandoli a spremerli fino al massimo. Poi, quando gli 11 titolari della Lazio erano cotti, la Lazio iniziava a crollare. Ricordo sconfitte cocenti contro piccole squadre come Lecce, l'Udinese, il Sassuolo. Nella seconda parte della stagione, la Lazio perdeva praticamente punti contro tutti. Molti dicevano era colpa della rosa, ma ricordiamoci che Inzaghi non dava spazio a giocatori come Pedro Neto, attuale titolarissimo nel Wolverhampton. Anche Danilo Cataldi nella Lazio di Inzaghi ha giocato poco. Insomma, c'erano alcuni giocatori che meritavano più spazio e con Inzaghi non l'hanno vinto. Poi bisogna dire una cosa, la rosa dell'Inter è sicuramente una delle rose, se non la migliore, del campionato e quindi Inzaghi ha più scelte. Nonostante questo, anche nei nerazzurri, Simoncino si è affidato sempre ai soliti 11 giocatori e il risultato si vede adesso. L'Inter di Inzaghi ha 11 calciatori che hanno giocato più di 2000 minuti. Poi c'è il crollo. Matteo Darmian, che alla Lazio sarebbe titolarissimo, ne ha giocati appena 1600, 400 minuti in meno di Dumfries, Alexis Sanchez e Arturo Vidal, appena poco più di 1000 minuti, mentre Correa, Gagliardini e Vicino sono intorno ai 500 minuti. È evidente che Simone Inzaghi ha sfruttato al massimo gli 11 titolari e pochissimo le riserve, così come succedeva ogni anno alla Lazio. Approfitto di questa piccola pausa per dirvi di mettere mi piace al video e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale. E adesso torniamo a parlare di Inzaghi. I titolari quindi arrivano a marzo letteralmente cotti, mentre le riserve sono senza ritmo partita, perché fino a febbraio non hanno praticamente mai visto il campo. Vi ricordate i fine stagioni di Luis Alberto, stremato, non in grado di fare nulla? Ecco, Barella è nella stessa situazione di Luis Alberto. Non è un caso che a febbraio l'Inter non abbia vinto neanche una partita. Dal 1 febbraio l'Inter su 10 partite, comprese le coppe, ne ha vinte 3. Una in Coppa Italia contro la Roma, l'altra inutile contro il Liverpool in Champions League nella gara di ritorno e poi in Serie A contro la Salernitana. Nel frattempo ha perso in casa contro il Sassuolo e ha pareggiato contro Genoa e Torino, un percorso da metà classifica. Purtroppo Simone Inzaghi non è mai riuscito a crescere da questo punto di vista e sorprende visto che l'Inter ha una rosa decisamente migliore di quella che aveva la Lazio. Adesso lo scudetto per Simoncino sembra veramente lontanissimo e la situazione si complica terribilmente. Chissà se Simone Inzaghi imparerà questa lezione. Ripeto, Inzaghi è un ottimo allenatore, ma non è perfetto e questo difetto rischia di frenare la sua ascesa e di rovinare la sua carriera all'Inter.